maxi turnover nel Pescara, 7 cambi rispetto al match con la Carrarese, prima da titolare per Girardi, Pontisso e Cernigoi, tornano Drudi e Cancellotti, Rasi preferito Anzita, Cremezza, Dursi non al meglio nel tridente completato da Rauti e appunto da Cernigoi, inizialmente ai margini Ferrari, entrerà nel corso della ripresa, qui un errore in fase di impostazione da Cernigoi a Rauti, c'è la potenza, non la precisione, la palla termina alta sopra la traversa della porta, difesa da Ghidotti, scuola fiorentina, classe 2000, ancora un destro, si coordina molto bene Rauti, la palla sfiora la traversa, qui il recupero palla di Girardi, lancio millimetrico di Pontisso per Cernigoi, la prima palla gol della partita, sprecata da Cernigoi, occhi negli occhi con l'estremo difensore del Gubbio Ghidotti, e poi il gol di Girardi al minuto 29 nel corso del primo tempo, il corner battuto magistralmente da Pompetti, traiettoria ad uscire, lo stacco imperioso di Mario Girardi alla prima da titolare con la maglia del Pescara, al primo gol con il Delfino, Pescara 1 Gubbio 0, dunque prima marcatura con la nuova maglia per il classe 98 arrivato nella finestra di gennaio in prestito secco dalla Vicenza, è stato uno dei migliori della squadra di Gaetano Oteri, qui si fa saltare, si fa infilare la difesa del Pescara, bravissimo Sorrentino, non sarà l'unico intervento degno di questo nome del dell'estremo difensore del Pescara, bravissimo anche Rauti, uno dei migliori del primo tempo, palla in mezzo in qualche modo, la deviazione volante di Cernigoi che non inquadra lo specchio della porta, comincia nettamente meglio il Gubbio nella ripresa, c'è questo cross e il tentativo di testa di Spalluto e la rovesciata, l'acrobazia di Sarau, la deviazione decisiva di Sorrentino che manda il pallone sulla traversa, sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Sainz Mazza, intanto rivediamo perché la palla forse è uscita, probabilmente no, il tentativo di Spalluto e poi l'acrobazia di Sarau è entrato proprio al primo minuto della ripresa al posto di D'Amico, il corner di Sainz Mazza si fa sorprendere, il pacchetto arretrato è biancazzurro, il gol di Spalluto, classe 2001, è il sesto centro in questa stagione, il miglior marcatore del Gubbio, classe 2001, ripetiamo, in prestito dalla Fiorentina, l'esultanza della panchina umbra, siamo al quarto minuto, quinto nel corso della ripresa, il Pescara ha cominciato malissimo il secondo tempo, rivediamo, qui si fa sorprendere all'altezza del secondo palo, all'altezza dell'area piccola, la formazione biancazzurra, il colpo di testa, la deviazione vincente di Spalluto e ci sono tre sostituzioni nelle file del Pescara, entrano Diambo, o meglio Giambo, Dursi e soprattutto Ferrari, escono Rasi, Cernigoi e Rauti, il Pescara torna a 4, poi naturalmente tornerà a 3, ma questo è un gol fantastico, il gioiello di Clemenza che duetta splendidamente con Marco Pompetti, minuto 66 nel corso di questa partita, un momento di difficoltà oggettiva per il Pescara, Cancellotti, velo di Clemenza, poi la verticalizzazione, l'imbucata fantastica, meravigliosa di Pompetti, il controllo di Clemenza, interno sinistro, un tocco chirurgico sul palo lungo, nulla da fare per Ghidotti, questo è il quinto centro in campionato per Luca Clemenza, classe 1997, 5 gol di cui 3 realizzati, pensate al Gubbio, la sua vittima preferita, un gol fantastico, interno destro, forse anche piatto, insomma un gol di grande precisione, però l'azione è stata davvero molto bella, rivediamola, riguardiamola, rimiriamola con Cancellotti, il velo di Clemenza, l'imbucata di Pompetti, si fa saltare la linea difensiva del Gubbio, però insomma tutto il merito va scritto a questi due giocatori, la qualità del Pescara, il Gubbio non ci sta, non si arrende, siamo sul 2-1, il tentativo, vediamo, di Fantacci, entrato in corso d'opera, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta, difesa da Sorrentino che sarà protagonista nel finale con una grande parata sui piedi di Spalluto, eccola qui sulla verticalizzazione, guardate Sorrentino, semplicemente strepitoso, decisivo, il portiere biancazzurro classe 2002, poi sul rinvio praticamente nel contropiede dello stesso Sorrentino, Dursi, vede con lo sguardo l'inserimento di Ferrari, la volée, 3-1 Pescara, dodicesimo centro in questo campionato per la classe 95, Franco Ferrari ad un passo dal record di marcature 13 della stagione 2017-2018 con la maglia
della Pistoiese, 91esimo minuto, un attimo dopo, o meglio un attimo prima, c'era stato l'intervento risolutivo, ripetiamo, di Sorrentino sui piedi di Spalluto, e poi sul rinvio dello stesso portiere biancazzurro da Dursi a Ferrari in volée tutto solo, non perdona il portiere del Gubbio Ghidotti, ripetiamo, classe 2000, in prestito dalla Fiorentina, nelle ultime due stagioni ha giocato nella Pergolettese. Rivediamo ancora una volta l'azione del terzo gol che chiude i conti. Non era un momento facile per il Pescara, che aveva rischiato il 2-2, 3-1, tutti contenti, si continua a giocare, quinto minuto di recupero, ma la partita sta per finire e ci sono stati altri cambi nelle fila del Pescara. Finisce 3-1 per i biancazzurri, nono risultato utile, 6 vittorie e 3 pareggi, a meno 2 dal terzo posto, in attesa di Modena Cesena, il posticipo della 24esima giornata.